io applico la regola alla ghigliottina, il tempo impostato cade e basta. Grazie Presidente, vedo di rimanere nei tempi. Colleghi senatrici e colleghi senatori, se non stessimo vivendo la più grande crisi sanitaria, sociale ed economica degli ultimi decenni, ci sarebbe da ridere a doversi trovare oggi, 29 dicembre, a dover votare una legge di bilancio per il prossimo anno senza quasi aver avuto nemmeno la possibilità di discuterla e visionarla. Ci sarebbe ancora più da ridere, cari colleghi, se pensiamo che mentre l'opposizione interviene in quest'Aula nel merito del provvedimento in esame, che riguarda il programma economico e sociale di questo governo per il 2021, nelle stanze accanto a noi si fa altro che parlare del nuovo prossimo governo che dovrà affrontare tutto ciò che non viene fatto ora. Perché vede, Presidente, ci sarebbe da ridere davvero all'idea che un partito che fa, credo, parte ancora di questa maggioranza abbia ieri presentato con tanto di slide quello che i giornali hanno definito un nuovo programma economico ben differente da quello che il governo attuale vuole presentare agli italiani. Ci sarebbe davvero da ridere, colleghi, ma noi che siamo opposizione seria e che mette al primo posto gli interessi degli italiani, in queste ore vediamo troppi nostri connazionali piangere per le conseguenze di ciò che avete fatto negli ultimi mesi e di ridere non abbiamo proprio voglia. Stiamo votando, anzi state votando, colleghi della maggioranza, una legge di bilancio che non ha alcun senso né sotto l'aspetto tecnico né sotto l'aspetto politico. Quali sono dal punto di vista tecnico i provvedimenti adottati per aiutare quelle categorie che la pandemia ha distrutto e che rischia quasi di far sparire? Quali sono i provvedimenti che verranno messi a disposizione ai baristi, ai ristoranti, ai commercianti nei prossimi mesi che non hanno potuto lavorare in questo periodo natalizio e che anzi devono combattere sempre più contro la concorrenza sleale di piattaforme straniere che in Italia fanno il bello e il cattivo tempo? Quali sono le scelte che potranno aiutare gli operatori turistici italiani che sono sempre più in ginocchio e che non sanno come riuscire a sopravvivere a questo infinito periodo? Quali decisioni avete preso, colleghi della maggioranza, per aiutare gli enti locali che dovranno nei prossimi mesi affrontare spese correnti sempre maggiori per far fronte alla crisi sociale, mentre le entrate saranno estremamente minori a causa di una crisi sociale che tutti potevano prevedere, ma che voi non siete in grado di contrastare? Ho l'impressione, e credo di non sbagliare, che ciò che noi stiamo votando è una legge di bilancio debole, una legge di bilancio vuota, una legge di bilancio in cui i problemi li si vuole rimandare e non affrontare. Avete preparato un pacchetto di provvedimenti, anche condivisibili in parte, in cui emerge la vostra unica ossessione, quella di continuare a sopravvivere. Ho letto ogni capitolo di questa legge e quando ho visto che ancora trovate centinaia di milioni di euro per il reddito di cittadinanza previsto addirittura fino al 2029, peraltro quando questo governo non arriverà neppure forse al 2022, ho capito che nulla è cambiato in questi mesi. Ci troviamo, colleghi, ancora nella situazione in cui manca una visione politica, manca una strategia economica, manca la capacità di ammettere che il rilancio del Paese deve passare attraverso
la ricchezza prodotta dal lavoro, dalle imprese, dagli artigiani, dalle partite IVA, dai commercianti, dalle famiglie e da tutte quelle categorie che in questi mesi avete purtroppo abbandonato. Manca questo, e concludo, Presidente, manca il coraggio di dire agli italiani che avete fallito, manca il coraggio di dire al Paese che avete sbagliato, manca il coraggio di dire che dovevate negli ultimi mesi pensare a come salvare il Paese e non avete fatto altro che pensare a come salvare le vostre poltrone. Certo è che il vostro tempo politico è ormai finito e gli italiani, che lo hanno capito, quando verranno chiamati al voto sapranno a chi affidare la guida del Paese e non sarete certamente voi. Grazie, Presidente. Grazie, senatore Maffoni.